Ciao a tutti ragazzi, siccome in Italia faceva abbastanza freddo abbiamo deciso di venire in Spagna a svernare un po'. Gli amici di Michelin ci hanno fornito delle nuovissime Michelin Power Cup 2 da provare in anteprima mondiale. Sono delle gomme ad utilizzo sportivo, quindi 90% pista, 10% strada. Sono omologate stradali perché hanno un tasso di intaglio del 4% all'anteriore e del 5% al posteriore. Gli amici di Aprilia ci hanno anche fornito questa bellissima Aprilia RSV4 1100 Factory 2019. La 2020 con le sospensioni semiattive arriverà e quindi vi racconto come sono andate queste gomme in pista. Come pressioni abbiamo utilizzato quelle delle vecchie Power Cup, cioè 2.4 davanti, 1.8 a calare in base ai tempi e al tempo, soprattutto la temperatura, durante la giornata. Abbiamo effettuato un'ottantina di giri il primo giorno con temperature che andavano da 8 a 22 gradi, sì, ci state invidiando tutti, e sono andate molto bene. Sul mezzogiorno abbiamo calato fino a 1.6 la pressione del posteriore perché iniziava a dare un po' di segni di strappi sul lato, ma probabilmente non per la gomma, proprio per la temperatura. Queste nuove Michelin Power Cup 2 saranno disponibili sul mercato. Misura anteriore 120-70, ovviamente ormai classica, al posteriore 180-55, 190-55 e 200-55, che è la misura che ovviamente abbiamo utilizzato sull'Aprilia. Abbiamo visto comunque durante il 2019, utilizzandolo anche su moto che nascono col 200-60 e vengono sviluppate con quel tipo di pneumatico, andare molto bene sulle piste italiane. Oltre alle Michelin Power Cup 2, Michelin in EICMA tra le novità sportive ha presentato anche le Power Slick 2. A differenza di queste saranno disponibili con misura 190-55 e 200-55. Quindi anche chi è dotato di 600 dovrà per forza montare il 190. In questa due giorni spagnola abbiamo sempre utilizzato le termocoperte prima di utilizzare la moto. Quindi ci è successo comunque di avere la moto ferma anche 4-5 minuti anche all'ombra e in un paio di curve l'anteriore comunque dava già fiducia e anche il consumo è perfettamente uniforme su entrambe le spalle. Per quanto riguarda la gomma posteriore, come vi dicevo, naturalmente sulle spalle in massimo appoggio con i 202 cavalli rilevati in terra da Arrow di questa moto, naturalmente fa vedere un po' lo stress della gomma, ma è normale, specialmente considerando la curva Pons dove si è in appoggio per molto tempo in accelerazione quasi piena. Anche questi pneumatici sono dotati di tecnologia Premium Touch Technology, brevetto di Michelin, che grazie alla lavorazione laser e a delle micro geometrie fa sembrare le scritte affogate direttamente nello pneumatico e fa sentire tutti noi un po' più piloti di MotoGP. A conclusione di questa bellissima tre giorni spagnola possiamo dire che abbiamo molto apprezzato queste gomme, le abbiamo sfruttate sia con temperature fredde al mattino e umide che calde e un po' più secche sul mezzogiorno. Sicuramente l'anteriore dà un ottimo feeling sia come velocità nel cambio di direzione che come tenuta nei curvoni in appoggio. Quindi siamo sicuri che anche sulle piste italiane e in Europa tutti le apprezzeranno. Aspettiamo di riprovarle anche noi in Italia.